GVC Italia, il 6 giugno 2013, in occasione della nona edizione di EIRE Expo Italia Real Estate, l'appuntamento italiano più importante per la community nazionale ed internazionale del real estate, ha organizzato un convegno dal titolo Innovare per rilanciare, idee per una filiera italiana del real estate, protagonisti in Europa e nel mondo. Noi oggi abbiamo messo attorno al tavolo una pluralità di importanti attori del real estate con diversi ruoli, perché fare un piano non è un'operazione, come dire, solo tecnico, scientifica, amministrativa, burocratica, politica, tutte queste cose insieme, e quindi occorrono tutti gli attori che hanno un titolo. Noi oggi abbiamo un problema strutturale, quello di passare dalla logica del consumo del suolo alla logica della qualificazione energetica dei nostri fabbricati. Su questo, peraltro, come Camera dei Deputati stiamo già lavorando, da un lato con l'incardinamento del disegno di legge sul consumo del suolo e dall'altro con il recepimento della direttiva comunitaria in materia di efficienza energetica degli edifici. Una prospettiva che l'Europa ci dà con l'obiettivo del 2020, che può aprire nuove significative opportunità di lavoro e di reddito per le nostre imprese, perché le aggancia a mercati internazionali, perché crea nuovi posti di lavoro qualificati. C'è bisogno di una politica organica che inserisca le buone pratiche che vengono condotte sul territorio in una logica sistemica, e noi come maggioranza di governo siamo pronti a inserirci lungo questo percorso. L'evento, tenutosi presso la Silver Conference Room di Fiera Milano City, ha visto la partecipazione anche di Fresia Alluminio, azienda torinese, leader nella progettazione e commercializzazione di servizi ecosostenibili per serramenti in alluminio per l'edilizia ad alta efficienza energetica. Presenti infatti Valentino Fresia e Massimiliano Fadin, responsabile comunicazione dell'azienda e segretario chapter Piemonte GBC Italia. Gli elementi che sono stati proposti oggi sono sempre di forte valenza: riqualificare per dare impulso all'economia, per sfruttare tutte le ottimizzazioni per ridurre i costi e soprattutto dare un impulso alle politiche di ambiente, che in questo momento sono veramente molto importanti, quindi grande interesse. Oggi devo dire che la platea è stata molto numerosa, i relatori erano tutti di altissimo livello e rappresentanti di istituzioni molto importanti, quindi crediamo fortemente che il 2013 e il 2014, attraverso il lancio e la conferma dell'applicazione dei protocolli LEED, possano dare una svolta al mondo dell'edilizia italiana.